tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Tartufaio Detective fotografa il ladro nella tartufaia e va dai carabinieri, due le persone denunciate. Filma i rapporti sessuali con un cinquantenne, poi gli chiede i soldi, rumena arrestata dai carabinieri per estorsione. Gli studenti del Torelli di Fano, premiati dal Presidente della Repubblica Mattarella per un progetto sulla Shoah, ricevuti questa mattina dal prefetto. Greta ha soli 9 anni e già al suo secondo libro, che si intitola Sotto la neve. Mercoledì, dopo il telegiornale, torna Primo Cittadino in diretta su Fano TV con il sindaco di Fano, Seri. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a tutti, cari telespettatori di Fano TV. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia. Questa sera in primo piano la vicenda di un tartufaio che si è trasformato in detective perché era certo che nel suo campo, nel suo terreno, qualcuno gli stesse portando via il prezioso tubero. Si è ingegnato, ha messo delle macchine fotografiche, è riuscito a immortalare il ladro e poi ha consegnato tutto ai carabinieri. Tartufi, prelibatezza gastronomica apprezzata dai gourmet di mezzo mondo, e le Marche ne sono ricche, in modo particolare anche la provincia di Pesaro e Urbino. Ma come tutte le cose di un certo pregio, i costi sono elevati. Il borsino del tartufo ad ottobre 2016 segnava la bellezza di 450 euro al letto. Peggio che andare in gioielleria, ma per rubarli costa meno fatica, nessuna vetrina da spaccare, nessuna porta blindata, niente contrattempi, basta andare in una tartufaia e portarne via qualcuno. Devono aver pensato questo i due ladri che avevano preso di mira una tartufaia di un uomo nel comune dei Colli al Metauro, in un terreno sito tra Saltara e Serrungarina, il quale da diverso tempo si era accorto che nottetempo qualcuno si introduceva nella sua proprietà ed asportava il prezioso tubero. Segnali inconfondibili di questi sospetti ne erano la raccolta, che aveva subito un drastico calo, e le tracce inconfutabili ed evidenti sul terreno di una presenza umana. L'uomo, per incastrare i ladri gastronomici, decide allora di installare tra le fronde una fototrappola per immortalare i ladri, ma amara sorpresa, al suo ritorno il giorno successivo, tartufi spariti e pure la videocamera. Allora decide di fare da sé e si apposta e scatta delle foto ad uno sconosciuto acquattato nei paraggi tra le fronde. Da lì è ad andare ai carabinieri di Saltara e metterli sulle tracce dei cavatori abusivi è stato semplice. Gli uomini del comandante Antonello Pannaccio hanno scandagliato gli ambienti dei cavatori abusivi e scovato i responsabili. Uno trovato in possesso di 2 etti di tartufo e l'altro in possesso della fototrappola che lo immortalava nella tartufaia. Tutte e due, reo confessi, messi alle strette dai militari, e per loro è scattata, oltre alla restituzione del maltolto al legittimo proprietario, anche il deferimento all'autorità giudiziaria in stato di libertà per furto. E questa mattina a Fano, intorno alle 7.50, c'è stato un incidente stradale tra 2 autovetture in via Einstein, poco prima dell'innesto con la Flaminia, molto probabilmente a causa dell'asfalto bagnato. Secondo i primi rilievi della polizia locale, una Mazda guidata da un giovane fanese di 19 anni proveniente da Cucurano si è scontrata frontalmente con una Fiat Punto Van con a bordo un uomo di 56 anni e il figlio di 12. La Mazda, che stava svoltando a destra in direzione Bellocchi, ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta nella quale proveniva appunto la Punto Van, che è finita nel fosso a lato della carreggiata. Sul luogo dell'incidente, oltre alla pattuglia dei vigili urbani di Fano, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i 3 feriti lievi al pronto soccorso per accertamenti. Filmava i rapporti sessuali per poi ricattare la vittima, un cinquantenne della Vallesina. Ma la donna è stata arrestata dai carabinieri mentre se ne stava andando con i soldi. Filmava i rapporti sessuali per poi ricattare la sua vittima.
Una 34enne romena è stata arrestata dai carabinieri di Serra dei Conti con l'accusa di estorsione continuata ai danni di un 50enne della Vallesina. L'arresto è avvenuto presso il centro commerciale di Iesi, dove la vittima aveva portato con sé l'ultima tranche di soldi richiesti dalla donna per non rilevare la tresca iniziata nel 2014 e consumatasi tra Pesaro e Sinigaglia. All'appuntamento però c'erano anche i carabinieri di Serra dei Conti che, appostati in Borghese, erano pronti a fermare la donna. Residente a Tivoli, la 34enne, dopo aver preso la busta contenente 12.000 euro, è stata bloccata prima che potesse far perdere le sue tracce salendo su un taxi. I militari l'hanno portata in caserma a Iesi. Sul telefonino, ora sequestrato, c'erano tutti i video e le fotografie degli incontri. Per lei si sono aperte le porte della casa circondariale di Pesaro. Presentato a Fano lo studio dei dati socio-economici dell'ultimo decennio, forniti dall'Università di Urbino. A Fano, come nel resto d'Italia, la crisi ha reso le buste paga più leggere. Siamo passati in termini assoluti da 1.551 euro dal mese nel 2008, anno precedente la crisi, a 1.361 nel 2014. Se ne ricava che, adeguando il dato ai nuclei familiari, mancano all'appello 200 euro, un buco di non poco conto. E se mettiamo anche sul piatto i rincari delle tariffe per le utenze domestiche, l'inflazione e l'aumento delle accise, capiamo che la forbice è ben più ampia e si comprende come mai gli italiani hanno superato gli stranieri nel rivolgersi alla Caritas. Nel 2011 i fanesi a chiedere aiuto alle parrocchie sono stati il 46%, mentre nel 2014 siamo schizzati al 51%. A segnare il passo di questa sempre più emergenza sociale anche il fenomeno dei working poor, ovvero quando anche lavorare non basta per campare. Un fenomeno che tra i dipendenti riguarda la bellezza di 2 milioni di italiani. A Fano naturalmente c'è la sua bella quota. A questo già di per sé poco edificante quadro aggiungiamo che, secondo l'analisi dei dati effettuati dalla Facoltà di Economia dell'Università di Urbino, nel 2016 la disoccupazione a Fano è arrivata al 12%, e a pagare il prezzo più salato, manco a dirlo, sono i giovani, che in questa percentuale si prendono una bella fetta, il 34,6%. Praticamente ogni 3 disoccupati, uno ha un'età compresa tra i 15 e i 24 anni. Orizzonti Fano è lo studio funzionale dei dati a disposizione, la cui analisi spetta però ai vari assessorati di competenza per dotare Fano di un piano strategico che tenga conto di questi sviluppi socio-economici per progettare la Fano del 2030. Oggi abbiamo fatto la fotografia degli anni della crisi, gli anni della crisi che è esplosa dal 2007-2008 fino al 2015, insomma, fino a tempi recenti in cui la situazione sta un po' migliorando. Dal punto di vista occupazionale vi è stato un picco di disoccupazione molto forte anche dal 2011 al 2015 e il tasso di disoccupazione è arrivato al 12%, quindi è vero che nell'ultimo periodo segna una stabilizzazione, ma occorre poi capire bene quali sono possibilità di ripresa e rafforzare quelle che sono le possibilità di ripresa di questa occupazione. Quindi una serie di riflessioni, non ultima quella dei giovani, che in questa provincia ha un tasso di disoccupazione del 34%, quindi occorre assolutamente mettere in campo politiche, da un lato per migliorare la differenza di genere, per dare risposte alla disoccupazione giovanile e alla disoccupazione nel complesso e far riprendere il reddito alle persone e alle famiglie. Dal 2011 poi c'è stata questa crescita. Il prefetto di Pesaro Urbino ha voluto incontrare gli studenti del Torelli che nelle settimane scorse hanno ricevuto un premio direttamente dal Presidente della Repubblica Mattarella per un progetto sulla Shoah. Una mattinata diversa dalle altre per i ragazzi del liceo Torelli di Fano. Il giorno della memoria sono stati premiati dal Presidente della Repubblica insieme ad altri studenti nella sala degli specchi del Quirinale. Sono i vincitori del concorso I giovani ricordano la Shoah, promosso dal Ministero dell'Istruzione e dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.
Siamo nei locali della prefettura di Pesaro Urbino perché i ragazzi del liceo scientifico Torelli, dopo essere stati ricevuti dal capo dello Stato, sono insomma ricevuti anche dal prefetto, delle autorità locali, per suggellare questo momento così importante che li ha visti protagonisti di un progetto, di una ricerca sulla Shoah. Assessore, è un momento bello, ma non è soltanto bello per loro, ma è per tutta la comunità fanese e provinciale. Assolutamente sì, perché quello del liceo Torelli un riconoscimento importantissimo da parte della Presidenza della Repubblica che rende onore e rende orgogliosa tutta la città di Fano. Noi abbiamo avuto modo di ospitare una delegazione degli studenti vincitori del prestigioso premio proprio il 27 gennaio in occasione del Consiglio Comunale Straordinario per la Giornata della Memoria, e in quell'occasione c'è stata presentata una parte, diciamo, del progetto che ha riscosso anche in quell'occasione tanti applausi, tanto consenso. È un impegno importante quello portato avanti dagli studenti, dagli insegnanti, dal dirigente del liceo Torelli, perché non è solo attività didattica, ma è un impegno anche civile e democratico che va oltre anche i confini del mondo della scuola e mette in campo una testimonianza per l'appunto civile che parla a tutta la città e a tutte le generazioni. Gli studenti del liceo Torelli hanno creato un kit di sopravvivenza per contrastare a modo loro le tesi di chi nega la Shoah. Cosa vi ha lasciato questa esperienza? Beh, ci ha lasciato tanto, in quanto non avevamo mai fatto nulla del genere. È stata un'emozione dall'inizio del progetto iniziare a questo lavoro. Noi non immaginavamo minimamente quello che è successo, l'abbiamo iniziato quasi come un gioco, anche perché per noi il tema del negazionismo era tutto nuovo, e siamo arrivati fino al Presidente della Repubblica a stringere la mano al Presidente. Alcuni sono andati ad Auschwitz, è stato un pieno di emozioni e comunque non ce l'aspettavamo. Porterai qualcosa di te insomma in questa esperienza, ne parlerai con i tuoi coetanei, come trasmetterai questo messaggio? Penso che si possa trasmettere benissimo tramite il lavoro che abbiamo realizzato, questa valigia con delle schede didattiche adatte dalle elementari fino alle superiori, quindi veramente per tutti, e penso che personalmente comunicherò il fatto che i progetti di classe vanno portati avanti in maniera seria perché possono dare veramente tanto. Gli studenti del Torelli hanno creato un kit di sopravvivenza per contrastare a loro modo la tesi del negazionismo, mettendoci dentro la stella gialla, simbolo degli ebrei deportati, libri e memorie di sopravvissuti, e un barattolo che ricorda il micidiale gas Zeglon B usato dalle SS nelle camere a gas. L'occasione odierna è quella per tributare un giusto riconoscimento a questi ragazzi che si sono impegnati, hanno ottenuto questo brillante risultato, sono stati già premiati al Quirinale, ma mi sembrava giusto accogliere la proposta di dare a loro una dovuta visibilità anche in sede locale. Per aiutare i bambini della Siria durante il periodo di Natale sono stati messi in vendita dei panettoni della solidarietà. Ebbene, oggi vi diciamo com'è andata quella raccolta fondi. Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice. Abbiamo continuato anche quest'anno a dare un contributo, a pensare di dare un contributo sempre ai bambini di Atma tramite Nino Festa, e quindi ci siamo messi insieme alcune persone anche non della stessa organizzazione, anche esterne. Abbiamo cercato di capire come potevamo raccogliere un po' di fondi durante il periodo natalizio, quindi abbiamo chiesto aiuto al maestro Cavazzoni, e con questi fondi che abbiamo raccolto, 600 euro, oggi li doniamo a Nino Festa e ai suoi bambini. Stiamo lavorando a favore dei bambini di Atma, bambini purtroppo che hanno avuto la sfortuna di nascere in un posto dove c'è la guerra, e quindi insomma io credo che sia un po' il dovere di tutti noi cercare di aiutarli per garantirgli un minimo, io non dico futuro, ma anche di speranza. Beh, come sempre Fano risponde, Fano ha sempre risposto in questi anni, quest'anno però mi ha meravigliato molto perché è stato veramente un movimento volontario, veramente di quattro amici al bar, caro Michele, e altri quattro amici nelle scuole che io ho incontrato lo scorso anno, e si sono trovati insieme e insieme hanno deciso di portare avanti il progetto.
A soli 9 anni ha già scritto 2 libri. Stiamo parlando di Greta, che tra poche settimane presenterà il suo nuovo libro che si intitola Sotto la neve. Greta Berardi, l'enfant prodige della narrativa nazional fanese, è al suo secondo libro, Sotto la neve. È questo il titolo, freschissimo di stampa, edito da Arduino Sacco Editore, che sarà presentato il 5 marzo nei locali della Memoteca Montanari alle 17. Greta è stata cresciuta a pane e libri da mamma e papà, anch'essi librodipendenti, che non hanno mai disdegnato di portare in giro per musei i loro 2 figli. E i risultati si vedono, dato che ambedue i rampolli di famiglia sono dei mangialibri come loro. Greta poi ha preso anche carta e penna e si è messa giù a scrivere lei, di suo pugno. E certamente, vista la sua tenera età di appena 9 anni, non si fermerà al secondo, di tempo per scrivere ne ha. Di che cosa ci racconti? Parla di Viola, che è una bambina di 9 anni, che viene invitata dalla zia a passare le vacanze di Natale in Trentino. Questo libro l'ho deciso di fare un po' più diverso dell'altro, perché alcuni miei amici maschi mi hanno detto che era troppo da femmina, allora l'ho fatto un po' più avventuroso. Gli hai fatto fare un po' di trambusto questa, Ci saranno anche dei ladri. Ah, quindi insomma un po' movimentato questa seconda edizione, seconda avventura di questa protagonista. Sì. Bene, ma come mai in Trentino? Perché io ci sono anche andata in Trentino, mi è piaciuto molto e allora ho deciso di ambientarlo là. Primo libro poteva essere una novità, un momento così, no? Particolare. Siamo arrivati al secondo. Come la state vivendo voi in famiglia questa avventura di questa scrittrice in erba? Diciamo, a noi può sembrare normale la cosa, però in fondo tanto normale non è. Ma comunque lei lo sta vivendo come un gioco e per noi è la stessa cosa. Quindi finché lei si diverte noi siamo contenti e continui così, siamo contenti. Ma al di là di tutto questo, che oltre a essere un impegno è anche un gioco e un divertimento per Greta, ci tiene anche a lasciare un messaggio ai suoi giovani coetanei. Io vorrei far capire anche che non esistono solo videogiochi, telefoni, ma esistono anche i libri. E infatti anche molti miei compagni hanno incominciato a scrivere anche loro dei libri e una cosa che mi ha colpito è che a scuola, all'intervallo, al posto di giocare, leggevano e quindi mi ha reso molto orgogliosa. Stupirci perché un bambino legge deve farci riflettere. Allora andiamo adesso invece a parlare del carnevale. Il carnevale dei bambini, dopo il carnevale dei bambini c'è il carnevale del sociale, perché nella settimana dedicata all'arte l'ente carnevalesca ha organizzato il concorso Il Castagnolo d'Oro. L'evento si terrà domani, mercoledì 22 febbraio, alle 15:30 al Pala Voulon di Marina dei Cesari. Il concetto di Fano Città del Carnevale mette al centro il valore della persona, detto Fabiola Pacassoni. Al Castagnolo d'Oro parteciperanno le case di riposo locali, quelle di fuori regione, i centri diurni, i centri sociali e i club anziani del territorio. A loro vogliamo offrire, ha detto ancora la Pacassoni, un pomeriggio di festa all'insegno della tradizione, della cultura e della musica. Ok, domani sera, mercoledì, c'è l'appuntamento con Primo Cittadino, il sindaco di Fano Massimo Seri sarà nei nostri studi in diretta intorno alle 20:45 per rispondere alle vostre domande. E come sempre, vedete dalla grafica, potete intervenire in diretta chiamando questi numeri telefonici oppure scriveteci un sms o attraverso WhatsApp al 338-4968-250. Mi raccomando, i messaggi devono essere brevi. E sempre a quel 338-4968-250 potete inviare anche le vostre segnalazioni, per noi sempre molto molto importanti. Vi auguro una buona serata, ci vediamo domani mattina alle 7:30 con la rassegna stampa.